a Tali e Quali con Per sempre Nina Zilli. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio e l'amore è un limite che sazia solo. So che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male mentre affoghi nei tuoi errori e cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile neanche a morire e invece di morire. Professoressa, altra standing ovation parziale, ma standing ovation. Grazie. Professoressa, ciao professoressa. Buonasera. Complimenti, guarda. Grazie, grazie mille, grazie. Giorgio, che ne dici di questa professoressa? Allora, intanto ne approfitto per salutare Maria Chiara, Nina Zilli, con la quale ho condiviso un programma insieme, gli voglio molto bene, insomma, siamo amici, la saluto tanto e caramente. Detto questo... Questa neomamma. Ecco, questa neomamma, devo dire che l'hai fatta molto bene, devo Grazie. Dire, sei stata molto brava, la voce era molto simile, l'aspetto anche, quindi adesso se però a Cristiano gli chiedi la tabellina del 9, io ti do veramente dei... Ma facciamo di più, dai, un'equazione di secondo grado. Via, un'equazione di secondo grado e vediamo cosa... Vediamo, vediamo. Loretta. Ehi, pensavo che parlasse... No, no, dopo no. Lui deve dare il risultato dell'equazione, allora, ma la deve fare. La performance meriterebbe il top del voto, se perché lei ha cantato benissimo, con grazia, con eleganza, con la voce non era proprio uguale, forse Nina ce l'ha un pochettino più tosta, ma il modo di scandire quando canta un po' così che ricorda gli anni 40, perché lei canta un po' 50, sulla, sì, sulla scia di un, come si può dire, di un mood passato, e quindi l'ho trovata veramente una bellissima esecuzione. Pur se non somigliantissima, brava, molto Grazie. Piacevole. Mangi il risultato dell'equazione? Allora, io amo molto Nina Zilli, ha una voce pazzesca, squillante, intensa. Mi piace tantissimo, davvero. Poi mi ricorda Mina, la prima Mina, in molte canzoni naturalmente che interpreta lei. Se la Mina essere... di Tintarella di Luna? No, no. Ancora prima? Sì, no, 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 dopo. Prima? Ah, dopo, un po' dopo. Dopo, ah. dopo. Prima c'erano i famosi urlatori, caro Carlo Conti. Allora, ti volevo dire, dove ero arrivato io adesso? Mi ha messo in difficoltà. È il risultato dell'equazione. XY alla seconda per 3 alla terza uguale 7 per 4 diviso 12 per 12 quadrati. Allora, di Nina Zilli non avevi nulla.
Assolutamente nulla. Ma buona voce. Buona voce. Buona voce, anche grazie. Se a tratti era un po' calante, era un po' calante. Però che ti devo dire, non lo so, perché non mi hai trasmesso. Cosa dice lei signora? No, ci sento una ora, voce. Ora si mette a parlare con... Ma è bello parlare col pubblico. Sì, ho capito, ma ti immagini se tutti vogliono intervenire e dirti qualcosa. Comunque di Nina Zilli non c'era assolutamente niente. Va bene. Sentiamo Flavio Insinna. Per me invece sei stata brava e facendo due conti per me sei dal podio. Quindi adesso io ho ma non è finita, visto, attenzione, è finita, perché sapete, fino alla fine. Sì, sei stata brava, precisa. E intanto si accomodi, signora professoressa, i suoi alunni saranno felici ed orgogliosi di lei.